Il taglio del nastro è avvenuto durante la giornata mondiale del rifugiato nel corso di una iniziativa organizzata dalla cooperativa Badia Grande. La radio ha sede nei locali dell'immobile di Contrada Cipponeri, confiscato alla mafia, e sarà trasmessa su piattaforma Spreaker. A tagliare il nastro, il sindaco di Trapani, Vito Damiano, che è stato il primo a scrivere una frase sulla parte destinata ad accogliere le firme di tutte le persone che saranno ospiti della programmazione della radio. Apriamo Trapani al mondo, la frase scritta dal primo cittadino trapanese. Io ho scritto così istintivamente: apriamo Trapani al mondo. Questa è una struttura che si vuole aprire al territorio. Un ottimo lavoro già è stato fatto dalla cooperativa a cui è stata affidata la gestione della struttura. È un segnale che noi diamo, anche l'inaugurazione della radio è un passo in avanti molto significativo perché la radio raggiunge luoghi impensabili per noi, quindi dare dei messaggi, veicolare dei messaggi nel resto del mondo attraverso un radio che tutto sommato dice qual è l'impegno della cittadinanza trapanese e dice qual è lo sforzo che noi facciamo per dare il nostro piccolo contributo al fenomeno mondiale. Dopo l'inaugurazione della radio si è aperto il convegno in programma dal tema microfono e cuffie per abbattere le differenze, evoluzione ed efficacia della radio sul web per divulgare oltre, che ha visto diversi relatori, a partire dal caporedattore TGR Sicilia Roberto Gueli, la professoressa Francesca Rizzuto, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Palermo, e Paola Caridi, giornalista e scrittrice esperta di Medio Oriente, nonché il giornalista Max Ferreri, che ha presentato il reportage su Lampedusa. Il tema della relazione tra giornalismo e news coverage dei migranti è molto importante. I giornalisti hanno una grande responsabilità, hanno perché la loro copertura informativa di questi fatti, di questi esodi, delle tragedie sul mare, hanno delle pesanti e significative ricadute, ad esempio sulla percezione sociale dell'opinione pubblica, addirittura sulle politiche che ne conseguono. Quindi c'è una connessione diretta tra come i media ci raccontano l'esperienza del migrante, dei migranti, le loro tragedie e ad esempio l'aumentare la diffusione di atteggiamenti razzisti. Fondamentale la conoscenza per evitare di ricoprire le persone di uno stereotipo che non ci faccia invece vedere le loro storie, la loro carta d'identità. E quando parlo di persone parlo delle persone che sono riuscite ad arrivare sulle nostre coste, ma anche quelle che non sono riuscite ad arrivare e sono rimaste nel fondo del Mediterraneo e quelle che moltissime, la gran parte, la massima parte, sono rifugiate nei paesi, per esempio, attorno alle zone di crisi, come nei paesi attorno alla Siria, o in Africa, nei paesi attorno agli stati in cui vi è una crisi o una guerra.